È assolutamente importante per il Conservatorio di Parma perché, e non soltanto per il Conservatorio di Parma, devo dire per tutti i conservatori in Italia, per la didattica e anche per gli spettacoli dal vivo, dal momento che è una ricerca, una prima ricerca importante su base scientifica per capire quali sono le emissioni di droppe, come si dice, comunque gli aerosol prodotti dal canto lirico in modo particolare e dagli strumenti a fiato. Le indicazioni ministeriali che sono state emanate per la ripresa dell'attività in presenza nella scuola, nell'università, hanno una carenza importante che è proprio quella che riguarda una parte della didattica che per il conservatorio è fondamentale. Questa ricerca serve a quello, cioè a capire quali sono le emissioni, quali sono gli aerosol, per poter poi prendere i provvedimenti utili a poter proseguire nell'attività in presenza, nella didattica in presenza, ma in condizioni di sicurezza.